Amiche e amici di Rossini TV, bentornati a questa seconda puntata di affrontare le minacce della rete, capire, prevenire e proteggere un nuovo eh, programma che stiamo eh, portando avanti eh, con eh, Gianmarco Cecconi e con Marco Lanzi ai quali do eh, il benvenuto. Ciao. Grazie, grazie Paolo. Allora, eh, parliamo appunto di questi argomenti che abbiamo introdotto ampiamente nella prima puntata, noi ci auguriamo che voi eh, ci abbiate già seguito, ma nel caso vi ricordo che noi siamo qua appunto con Gianmarco Cecconi, eh, educatore molto attivo eh, nel, nell'ambito appunto del sociale eh, e su questi temi del cyberbullismo, eh, di tutto quello che eh, un po' eh, c'è di pericoloso eh, in rete e Marco Lanzi da pochi mesi eh, in pensione ma è in realtà politico nell'indole e, e tanti anni di polizia scientifica e naturalmente adesso eh, insieme eh, a gianmarco cecconi eh, impegnato su questo tema a fare eh, una sorta di tour eh, interminabile nelle scuole fatto di conferenze di incontri nei quali si diceva eh, nella prima puntata eh, richiesta la presenza degli adolescenti dei ragazzi ma anche e soprattutto dei genitori a, a far da complemento perché poi il messaggio che veicolati da questo libro eh, 45 giorni in rete, eh, da poco pubblicato da Gianmarco Cecconi con la prefazione eh, di Marco Lanzi e, e diciamo il tema è un tema eh, attraverso il quale ci si può rivolgere sì direttamente ai ragazzi ma soprattutto lo si fa passando attraverso i genitori perché eh, questo è un po' eh, forse la chiave verso la quale bisogna andare. Vi abbiamo promesso nella puntata eh, precedente, nella prima puntata, eh, dopo aver fatto questa eh, bella introduzione, di entrare un po' nei casi perché eh, probabilmente c'è qualcuno che dice sì ho capito ma questi di cosa parlano concretamente, di cosa dobbiamo eh, avere paura ma più che altro a cosa dobbiamo stare attenti e allora vi abbiamo promesso di entrare nei casi, eh, Marco Gianmarco cominciamo a entrare nei casi. Allora entriamo, entriamo nei casi, io come dicevo nella puntata scorsa eh, nel mio libro ho raccontato 45 storie eh, Prese da fatti reali, da, eh, che ho preso da fatti di cronaca, da confronto con, eh, con i ragazzi, eh, da, 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 da letture di giudici eh, quotidiani, eccetera, eccetera. E, Ve ne propongo alcuni per far capire anche no, di, di, di che cosa stiamo parlando nel concreto, come dicevi tu. Il primo, il, primo, il primo fatto che, che possiamo vedere, insomma anche nella, nella slide, è, è tratto da, da, da un episodio che io racconto nel mio libro di una ragazzina brava a scuola che viene bullizzata mh, e, e trattata male nella chat eh, della, della classe perché non, eh, non passa i compiti in classe fotografati quando una volta che sono finiti a, a, a quelli che hanno bisogno e hanno non voglia di copiarli. Insomma, no? Quindi, eh, questa è una cosa che io, non, non io, io riscontro in, in classe, succede in prima media, appena arriva eh, la classe nuova, quello che si istituisce, tra, tra il gruppo dei, di chat dei genitori, la chat di classe dei genitori e la chat di classe dei ragazzi. E questa chat di classe diventa mh, praticamente quasi subito incontrollabile, no? intanto perché chi la fa vuol fare l'amministratore unico, si sente in grado di poter estromettere, mettere dentro la chat di classe chi vuole, poi se una, un compagno di classe gli sta antipatico, lo toglie. E quindi eh, ho voluto raccontare quel tipo di, di mondo lì. Io le prime, le prime, i primi giorni di scuola con i ragazzi facciamo la regola del gruppo chat. Eh, del gruppo whatsapp, io gli dico guardate che se non la rispettate eh, mi faccio inserire dentro anch'io, no no prof non, non, non importa, non importa <ride> quindi c'è un meccanismo che noi dobbiamo e abbiamo il dovere di conoscere poi quando diventa molto grave come in questo caso che questa ragazza viene eh, ci sono tanti fatti di cronaca come si vede nel, nel, accanto alla pagina del mio libro ho messo un fatto di cronaca ma ce ne sono tanti che confermano il fatto che questa realtà esiste e che dobbiamo conoscere quindi il primo, il primo episodio sul quale ci, ci, ci soffermiamo, ci siamo soffermati, è proprio questo. Lei non passa i compiti e quindi eh, io la tratto male e, e, e nel gruppo chat e poi ah, succede sempre che dopo eh, che un ragazzo viene trattato male in un gruppo Whatsapp, poi spesso si passa anche ai, ai fatti. No? E quindi magari ne, nel mio episodio la ragazza viene aspettata il giorno dopo a scuola oppure gli vengono rubati l'astuccio o oh, per punizione insomma perché comunque la vogliono far pagare Don Marco scusa, <ride> non diamo per scontato niente e, sì. e a, a rischio di apparire banali spieghiamo bene esattamente di cosa stiamo parlando stiamo parlando di Whatsapp, di sì. questo sì. sistema di messaggeria che dà la possibilità e eh, io mi domando sempre quando l'hanno inventato chissà se avevano pensato alle conseguenze sì. dà la possibilità, positive o negative eh, dà la possibilità eh, di creare queste chat, le chat sono praticamente dei grandi <coughs> gruppi che accorpano insieme e in un unico uh, punto in un unico corpus eh, tutti una serie di numeri di telefono che ovviamente sono nella rubrica di conseguenza chiunque pubblica un messaggio viene letto da tutti e viceversa insomma c'è uno scambio eh, di messaggi questa è la, eh, è la chat di whatsapp Costume, è costume e uso che eh, gruppi più o meno eh, assimilabili in base a dei temi, fatti fattispecie i ragazzi di una classe, ma anche gli iscritti a una palestra, ma anche semplicemente eh, un gruppo di professionisti impegnati in un progetto, creino la chat relativa e di conseguenza possano scambiarsi tutto quello che serve perché nelle chat di WhatsApp si possono scambiare non solo messaggi scritti, ma messaggi vocali, eh, file di testo, immagini, video, addirittura adesso pochi lo sanno ma esiste il videomessaggio eh, che eh, ai più fortunatamente ancora sfugge, quando lo scopriranno tutti sarà un panico, eh, di conseguenza ecco c'è questa possibilità della famosa condivisione, eh, ovviamente chi riceve il messaggio lo può poi a sua volta ricondividere anche privatamente ed è lì che parte tutto il meccanismo perverso. Per cui non solo privatamente? Può sì, sì. Anche E lo può mettere online. Riceve un messaggio. Ma cioè, può mettere online che diventa esatto. visibile a tutti. Diciamo, a può farne l'uso che preferisce. Fatto. E certo. lì scatta tutta la situazione perversa, perché quello che all'inizio potrebbe sembrare nell'idea qualcosa che si condivide tra amici come noi, che magari in questo momento stiamo parlando qui tra amici. Poi in realtà c'è la telecamera che ci vede. E di conseguenza ecco che la cosa diventa base mondo. Quando il messaggio esce dalla chat. E va a finire magari in maniera incontrollata e incontrollabile nel resto del mondo, non è più fermabile. E lì cominciano poi tutte le tragedie che, che tu racconti e, e che Marco testimonia quando andate a fare queste compartizioni. No, no, ma infatti per citare poi un, un altro episodio che, che nel mio libro io racconto anche la storia di, un, di una ragazza. 13 anni, Caterina 13 anni che scrive nella pagina di diario quello che gli è successo. Lei è andata a una festa, una delle prime feste che si fanno quando si fa la seconda o la terza media fuori dai genitori, fuori casa, e si è ubriaccata perché i ragazzi hanno trovato una bottiglia di liquore a casa dei genitori, l'hanno bevuta, lei si è ubriacata, si è addormentata e mentre lei dormiva gli hanno fatto filmati, fotografie compromettenti che poi lei si è trovata sul, su vari gruppi Whatsapp il giorno dopo e da questa cosa non, non, non riesce più a uscire. E quindi io ho cercato di immedesimarmi in questa ragazza e vedere quali sono i giudizi che lei poteva esprimere poi questo è molto vicino a un fatto di cronaca di cui poi eh, parlerà marco no ma per farla poi poi per passare anche eh, ehm, a, 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 a quelli che sono proprio gli svolti di cronaca vera e propria di che c'è profondità magari marco no eh, i, i, lo, poi ho parlato, nel, ci sono altri episodi, io sono passato poi eh, su quello che noi dobbiamo tenere eh, in considerazione, che sono le, lo dico in inglese, challenges, ma le challenge... No, il mondo delle challenge è molto trattato nel mio libro. Io ho scoperto che ci sono eh, migliaia e migliaia di challenge, la challenge è, è un, una, una competizione, sfida, una tantamente. sfida che si fa che nasce da, 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 da TikTok. No? Che all'inizio erano sfide belle, di abilità, con cui i ragazzi poi sono diventate sempre più pericolose. E siccome l'obiettivo è quello di acchiappare più like possibile di far vedere che noi siamo bravi, sono diventate pericolosissime. Alcune anche arrivando a causa la morte, no? io ne ho citate alcune. Eh, C'è una, una slide eh, un, che parla, mette la pagina del mio libro confronto un articolo di cronaca, per esempio, quando c'era il, il coronavirus, c'era la coronavirus challenge. Eh, che era la, 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 la sfida era quella di mettere a costare la propria lingua vicino a qualcosa di sporco e più si faceva qualcosa di azzardato più la challenge era vista ed era apprezzata da, da coloro che guardavano e io racconto la storia di un ragazzo che alla stazione mette la sua lingua a contatto con la tazza del bagno pubblico della stazione quindi, eh, ed è tutto soddisfatto alla fine della giornata perché vicino a quella pagina che lui ha postato ci sono 270-280 like. Quindi lui è molto soddisfatto. Invece il suo amico che ha messo la lingua vicino alla maniglia di una porta ne ha presi di meno di like. Quindi è tutto un mondo eh, che noi dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere che esiste proprio per iniziare questa condivisione. Perché poi il punto d'arrivo, e poi eh, Marco, poi faccio parlare te. Il punto di arrivo è. Eh, quello che dico nel, nel, nell'ultimo articolo, no, nella nel slide che ho messo, è che praticamente riguarda l'inchiesta che c'è stata a Fermo nell'ottobre del 2022. E, e grazie alla collaborazione di due genitori attenti, che conoscevano e che hanno cominciato a condividere anche con i ragazzi quelle che erano le situazioni, questi due genitori hanno scoperto che i figli facevano parte di un gruppo WhatsApp. Per tornare al discorso iniziale, che si chiama il gruppo più grande di Fermo. All'interno di questo gruppo, con centinaia e centinaia di, di persone, Coinvolte dentro giravano video pedopornografici oppure di masochismo, e linguaggio volgare, violenza, eccetera, eccetera. E quindi e poi questi genitori sono andati anche alla polizia postale, è venuto fuori tutto un. Eh, tutta la realtà che c'era dietro probabilmente si stanno cercando i responsabili ancora eh, probabilmente c'erano si stanno cercando i, gli adulti responsabili che c'erano dietro tutto eh, questo movimento e gruppo Whatsapp perché probabilmente volevano lo scopo era quello di prendere materiale perché molti video erano autoprodotti eh, però si è creato intorno a questa cosa eh, un bel, una bella task force di genitori, docenti della scuola, dei ragazzi coinvolti, psicologi della città di Fermo. E, quindi, e questo, secondo me, è l'obiettivo perché questa cosa eh, serve per cercare di risolvere i problemi, nel migliore dei modi il problema e sul nascere, frenare cose che potrebbero diventare pericolose. Infatti, questo stavo proprio riflettendo su questo, no? eh, Il problema non è scoprire, perché è, è nasce per essere scoperto, nasce per essere visto, nasce per essere esibito, no Marco? Il problema è prevenire, perché quando viene scoperto, esibito, eh, per carità, benissimo, ben venga, ma è sempre tardi. Spesso è tardi. Come Gianmarco ha affrontato tante tematiche, che potremmo stare qui qualche giorno proprio a parlarne per citare i vari casi io vorrei fare soltanto una piccola premessa e quando sia incontro gli adolescenti che i genitori dico, chi si occupa di reati sul, online, sul crimine di truffe, di bullismo, sabbo è la polizia postale io invece sono stato per 30, 38 anni nella polizia scientifica in che modo la mia attività però è legata agli argomenti che trattiamo oggi purtroppo in una maniera molto drammatica e molto tragica, perché la scientifica cosa fa? Deve affrontare le scene del crimine dove vengono commessi omicidi, furti, rapine per trovare tutte le, tutte le tracce biologiche, DNA, impronte digitali per riuscire a risalire gli autori del reato. Ma anche il suicidio è una scena del crimine perché dobbiamo verificare come si è svolto e, se, e, e vedere se non si tratta di un omicidio mascherato o no da suicidio. Io purtroppo nei miei 38 anni di polizia scientifica ho dovuto affrontare tante scene del crimine dove sono entrato in camere dove i ragazzi, e adolescenti si sono impiccati, lanciati dal settimo ottavo piano di un, di un palazzo, che si sono buttati sotto un treno, voi non sapete cosa significa veramente fare un sopralluogo per una persona che si butta sotto un treno, significa camminare anche per 2-3 km e trovare pezzi di cadavere e se degli adolescenti arrivano a questo punto vuol dire che veramente come hai detto tu ormai è tardi, su qualcosa è successo è, di, di, di veramente grave è successo, come è successo purtroppo a Carolina Picchio, che mh, Gianmarco ha citato questo episodio che ha raccontato nel suo libro. E io rimango sempre molto sorpreso quando chiedo sia ai genitori che ai ragazzi se conoscono Carolina Picchio, perché io dico loro: io nove anni fa, quando ho iniziato questo percorso, ho iniziato a farlo perché ho conosciuto la storia di Carolina Picchio. e Se voi andate su Google e digitate Carolina Picchio, escono migliaia di riferimenti, ma nessuno la conosce, nessuno la conosce. Però Carolina Picchio è una ragazza che si è tolta la vita la notte fra il, 3, il 4 e il 5 gennaio 2013, si è lanciata dalla finestra della sua camera, proprio perché dei ragazzi, suoi amici, suoi amici, compagni di scuola, avevano organizzato una festa, come nell'episodio che ha raccontato a Gianmarco, e durante questa festa hanno fatto ubriacare Carolina, che aveva ripeto 14 anni, fino al punto che lei ha perso i sensi, l'hanno trascinata in bagno. Quattro di loro hanno simulato di avere rapporti sessuali con lei e un suo amico, tra virgolette, di 13 anni, ha fatto un video. 13 anni. E c'è una sua intervista, un'intervista a questo ragazzino, chiaramente col volto ascurato, che dice: Io pensavo di non aver fatto niente di male, sono dispiaciuto, sì, abbastanza. La mancanza quindi totale di consapevolezza di quello che è accaduto. E Carolina il giorno dopo, che era una ragazza forte, brava, tutto quanto, però ha aperto il suo computer, con, probabilmente con un pochino di mal di testa. Si è aperta, parliamo del 2013, c'era Facebook, non ci sono tutti i social adesso innumerevoli che ci sono adesso, c'era solo Facebook. E lei ha visto che sul suo profilo c'erano 2500 messaggi che la insultavano in tutti i modi possibili. E non, non capiva perché, poi ha capito perché, perché c'era questo video che simulava che lei aveva avuto rapporti sessuali con dei ragazzi che circolava, che era già ormai finito anche in rete, visibile a tutti, le hanno rovinato la vita. lei si è sentita così oppressa dal senso di colpa e di vergogna, nonostante fosse una ragazza forte, non ha avuto il coraggio di chiedere aiuto a suo padre, claudorava adorava, si è tolta la vita. E Carolina Picchio è importante perché Paolo Picchio, che ha perso. La sua unica figlia, proprio per superare il dolore di aver perso la sua unica figlia, ha cominciato a incontrare gli adolescenti nelle varie scuole per raccontare la storia di Carolina, perché spera che non ci siano più Caroline. E grazie a lui e grazie agli sforzi di Elena Ferrara, che era l'insegnante, l'ex insegnante delle scuole medie di musica di Carolina, che era diventata parlamentare. Insieme sono usciti a far approvare la legge sul sabbebolismo. Noi in Italia adesso abbiamo una legge, la numero 71 del 2017 sul sabbebolismo, grazie agli sforzi di Paolo Picchio, il padre di Carolina e gli sforzi di Elena Ferrara. Ed è una legge importante, ha tante lacune, non risolve tutti i problemi, però per la prima volta ha gettato i fari su questa emergenza nazionale e ha obbligato le scuole a creare un referente per il sabbebolismo e a fare dei corsi di formazione che poi sono anche quelli che facciamo io e Gianmarco, che sono importanti, sono fondamentali poi per tornare a quello che diceva l'altro esempio che diceva eh, fatto sul sito di, di quello che è successo a Fermo, non è successo soltanto a Fermo, ma succede non dico giornalmente, ma succede spesso. Mi ricordo benissimo quello, un caso prima di Fermo, che nasce tutto anche lì da una mamma che a un certo punto ha un figlio di 13 anni: si accorge che il suo figlio prima della classe comincia a prendere delle insufficienze, comincia a svegliarsi di notte, comincia a saltare il pranzo. Comincia a saltare la cena e lei fino ad allora non aveva, mai, non aveva mai controllato il cellulare del suo figlio. E siccome la situazione è peggiora e suo figlio non sa dargli delle risposte di questo suo malessere, alla fine decide di controllarglielo e scopre che suo figlio fa parte di un gruppo di Whatsapp con altri 432 utenti e vede, vede quello che vede suo figlio, vede bambini di 2-3 anni violentati, donne uccise, stuprate, animali fatti a pezzi vedere che circolano foto, foto particolari, perché tante volte in questi gruppi cosa succede? Sono gli adulti, degli adulti che si fa, fanno credere ai ragazzi di avere la loro età, di essere loro coetanei, ma sono adulti e lanciano le loro sfide, perché tutti pensano di far parte di un gioco, di un grande gioco online. E la sfida può essere quella, fotografate la vostra mamma nuda di nascosto e postate le foto, loro lo fanno perché è un gioco, o la foto nuda di vostra sorella o di vostro fratello, lo fanno, perché per loro è un gioco. Quindi immaginate quello che può accadere veramente in questi gruppi di Whatsapp. Perché poi queste foto chiaramente, dalla rete io lo dico sempre ragazzi, state attenti, qualsiasi cosa postiate su Whatsapp non si cancella niente, anche se esiste la possibilità di fare elimina per tutti. No, perché basta che uno poi lo scarichi, abbia, faccia il download automatico sul suo cellulare e la poi rimette in rete quando vuole. Adesso c'è la possibilità di far vedere no, delle foto che poi si cancellano. Ma anche lì non c'è niente da fare. Una volta che tu la posti, non la elimini perché non, la elimini, non, hai la, non puoi avere l'assoluta certezza di averla eliminata. E quindi stai attento perché un click ti può veramente rovinare la vita. Perché per, fare, per chiudere questo discorso, quei cinque ragazzi che hanno fatto quel video a Carolina sono stati tutti identificati perché oltre a non poter eliminare niente della rete, ogni nostra azione sulla rete lascia una traccia. Quindi se parte un'indagine di in polizia saremo sempre identificati, anche se siamo così bravi come tanti nativi digitali di riuscire a navigare in maniera anonima, non esiste l'anonimato, i provider se parte un'indagine importante sono costretti a darci i dati di chi si è collegato in quel momento, però quei, vi cito solo i capi di imputazione più gravi, quei ragazzi che hanno fatto quel video a Carolina sono stati tutti denunciati per violenza sessuale, istigazione al suicidio, moleste e diffamazione aggravata. Questi sono soltanto i quattro reati più gravi che gli sono stati ascritti. Bene è molto difficile eh, concludere dopo aver sentito quello che si è sentito eh, però noi siamo a dare un appuntamento alla terza eh, puntata oggi abbiamo eh, approfondito e siamo entrati nel dettaglio naturalmente eh, ringraziamo eh, Gianmarco Cecconi e eh, Marco Lanzi eh, per eh, essere entrati in maniera così eh, anche cruda ma comunque eh, diciamo eh, reale e, e partecipata in questo eh, in questo tema, è un tema così importante eh, l'obiettivo di questo ciclo di puntate non è mettere paura a qualcuno ma è semplicemente sensibilizzare eh, chi ci segue su questo tema, un tema importante che se manipolato con attenzione e non con malizia che come fanno invece quelli che eh, vogliono approfittarne, allora diciamo maneggiato più che manipolato può essere un tema affrontabile a aggiungo anche che ci, ci sarà modo e tempo anche di affrontare quelle che sono invece i vantaggi della rete no? e quindi quando la rete e quando per esempio lo strumento Whatsapp eh, lo faremo, lo affronteremo eh, migliora o semplifica o risolve le problematiche di alcuni adolescenti, di alcuni ragazzi no? e quindi, eh, però l'importante è sempre conoscere no? conoscere quelle che sono le possibilità degli strumenti che abbiamo a disposizione perché così almeno possiamo analizzare utilizzare al massimo quando le cose sono positive ed eliminarle quando le cose possono essere negative. Il, il vecchio luogo comune dello strumento che non è né buono né cattivo, mm. dipende dall'uso esatto. che ne facciamo. Si fa sempre l'esempio sì. del coltello da cucina esatto. che certo, serve per certo, tagliare certo, la frutta, certo, certo. ma se uno ce lo infila nella certo, gola certo. e poi qualche problema viene fuori. Va bene, e niente, grazie ancora, grazie, grazie a Marco, grazie, grazie, grazie a Gianmarco, grazie Paolo. ai grazie. nostri telespettatori. Appuntamento alla terza puntata.